Logos Web Radio. Bentornati su Logos Radio. Con questo podcast si chiude lo speciale sulla cooperativa sociale Valle del Marro Libera Terra. Infatti oggi ci occupiamo della carovana antimafia di Unilibera, un gruppo di universitari piemontesi che ogni estate percorrono l'Italia dal Piemonte in giù, passando per i luoghi più significativi nella lotta alle mafie. Come si può leggere nel sito unilibera.liberapiemonte.it, Unilibera, nata nel 2006, è un'associazione di volontariato che opera all'interno dell'Università degli Studi di Torino per promuovere momenti di sensibilizzazione sul fenomeno mafioso e per mobilitare gli studenti attraverso molteplici iniziative capaci di contrastarlo efficacemente. Durante il loro passaggio a Polistena abbiamo intervistato Leonard, portavoce di Unilibera, formazione, sensibilizzazione, azione contro tutte le mafie. Tre anni fa Unilibera riuscì in qualche modo non soltanto a limitarsi a tesserarsi, ma a fare Libera dentro l'università per quello che era il suo contesto. Da allora ad oggi si sono creati 21 presidi permanenti che coprono tutte le province piemontesi, coprono parte della Valle d'Aosta, parte della Liguria. Diciamo che tutto il territorio piemontese è coperto da gruppi di giovani, di adulti che cercano di fare Libera nei loro territori, organizzando momenti di sensibilizzazione, di confronto. Quali sono le attività specifiche che fate all'interno dell'università? Allora, all'interno dell'università abbiamo organizzato per 3 anni dei seminari che provassero ad approfondire il fenomeno mafioso e il contrasto organizzato alle mafie in un'ottica interdisciplinare, quindi tentando di coinvolgere gli studenti e di catturare il loro interesse a partire dalle loro facoltà di appartenenza. A iniziative nelle quali cerchiamo di presidiare i beni confiscati in Libera Piemonte. Quest'anno siamo stati particolarmente attivi per quanto riguarda il diritto allo studio, cioè abbiamo creato un coordinamento unito interfacoltà che riunisce, esattamente come ha fatto Libera con tutte le associazioni volenterose di contrastare la mafia, unisce tutti i collettivi e associazioni universitarie per tentare di creare un percorso unico per ribadire il tema del diritto allo studio. Parlaci della tua esperienza di questi giorni con la carovana. La carovana è partita il 25 sera e da un po' di anni che Libera Piemonte organizza queste carovane itineranti. C'è la carovana nazionale antimafia che c'è ogni tot di anni e che però non è una carovana nella quale le persone che salgono all'inizio sono le stesse che scendono alla fine. Da quella carovana lì, che nacque negli anni 90, nacque l'idea di Libera Piemonte di organizzare annualmente almeno una carovana estiva e poi durante l'anno di correre in tutte quelle zone d'Italia dove in qualche modo si chiedesse non l'aiuto o diciamo una mano, ma si chiedesse l'appoggio, il concretizzarsi della rete che Libera vuole essere. Allora, ogni estate Libera Piemonte organizza carovane nelle quali si vanno a incontrare le persone che Libera la fanno sui territori. Se Libera è un'associazione di associazioni, la carovana serve ad andare un po' oltre questa nomenclatura e questa definizione, serve veramente a saldare rapporti e relazioni con le persone, serve a conoscere, serve a capire il territorio attraverso i loro occhi, le loro storie, la loro esperienza e da lì poi a esserci quando è il momento di esserci. Per cui in questi giorni abbiamo incontrato delle realtà che si affacciano sul casertano, come la nuova cucina organizzata, che è una presa in giro della nuova camorra organizzata, che praticamente vive con tutti i prodotti di Libera Terra, guarda un po', crea cooperazione tra persone che hanno difficoltà psichiche e le rende autosufficienti. Siamo stati a Scampia, dovevamo incontrarci con un ragazzo di 20 anni che ha scritto un libro, si chiama Rosario, ha scritto un libro che si chiama Al di là della neve dopo che un suo caro amico in carrozzella è stato ucciso per sbaglio in un agguato camorrista. Non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo avuto occasione di dormire a Scampia e di conoscere qualche persona che vive in questo centro in cui si fanno attività con i bambini di strada, con i ragazzi di strada. Siamo poi scesi a Portici dove abbiamo incontrato Silvana Fucito, che è una testimone di giustizia che ha denunciato il racket camorrista. Abbiamo incontrato Francesco Rigitano nella Locride. Con lui ieri sera siamo stati all'inaugurazione di un murales che era stato raffigurato per la prima volta nel 78 durante le lotte popolari, le lotte operaie che c'erano state a Gioiosa Ionica. Quel murales è stato adesso
restaurato da un comitato artistico-culturale. Ieri sera c'era tantissima gente del posto, c'erano i volontari di Libera, c'erano associazioni, gruppi musicali. È stato un momento bello e forte perché tra l'altro il pittore che aveva creato questo murale si è stato ammazzato dall 'ndrangheta. E una volta che arriverete a Torino, che cosa sarà cambiato? C'è una piccola caratteristica di questa carovana. Abbiamo scelto di donare come gesto simbolico un vasetto all'interno della quale è contenuta la terra di San Sebastiano da Po. San Sebastiano da Po è un comune vicino a Torino, nella provincia di Torino, dove c'è un bene, una cascina confiscata alla famiglia dei Belfiore, che negli anni Ottanta diede l'ordine per l'uccisione di Bruno Caccia, magistrato di Torino. Ora quella cascina è confiscata, la stiamo cogestendo insieme ai ragazzi di Libera. Abbiamo scelto di riempire quel vasetto con la terra di San Sebastiano da Po per dirci e ricordarci che la terra calabrese, la terra campana, la terra siciliana forse hanno un filo rosso con la terra di San Sebastiano da Po. Ce l'hanno tanto in negativo perché sono terre di mafia, ma ce l'hanno anche in positivo perché sono terre che sono riconquistabili socialmente, che sono riconvertibili, che sono trasformabili, che possono dare doppi schiaffi alle mafie organizzate. Se è vero che il sangue non cambia colore a seconda della longitudine, anche quella terra lì probabilmente può avere lo stesso significato se siamo disposti poi a innaffiarla, perché poi dentro questi vasetti ci sono dei semi che aspettano soltanto di essere bagnati e di coltivati, così come le relazioni che abbiamo instaurato con le persone nell'arco di questi giorni e con le realtà che già conoscevamo, che pure abbiamo conosciuto e che però vogliamo sempre più stringere a noi. Il messaggio finale dei ragazzi di Unilibera riassume perfettamente anche quella che è stata la nostra esperienza nella piana di Gioia Tauro, durante la settimana di lavoro nei campi, un contatto diretto e umano con la società calabrese che contrasta 'ndrangheta. Vi ricordo inoltre che dal 24 al 30 novembre a Casalecchio di Reno si svolgerà la quarta edizione di Politicamente Scorretto e che tra i numerosi eventi verrà presentato anche il video sulla Valle del Marro realizzato dalla nostra redazione Web Radio e Web TV. Da Filippo Milani è tutto, ciao e alla prossima!